vengono liquidati degli importi una tantum per scaglioni di impianti sulla base di diritti venduti nell'anno scorso, a titolo di compensazione del periodo di contrattazione vacante, cioè il contratto è scaduto il 31 dicembre 2006, la vacatio contrattuale comprende quindi due esercizi, 2007 e 2008, e questo viene sanato con una liquidazione una tantum. Viene incrementato in misura interessante il margine lordo operativo del gestore passato dal 1 gennaio 2009 con la previsione di ulteriori indicizzazioni a partire dal secondo e dal terzo anno del contratto, ovvero sia dal 1 gennaio 2010 e il 1 gennaio 2011. Le categorie firmatarie dell'accordo accedono pertanto alla richiesta dell'azienda di introdurre nel contratto di affidamento gratuito degli impianti una clausola di recesso anticipato con indennizzo che prevede la facoltà di interrompere il rapporto con il gestore, dietro corresponsione di un indennizzo, nel caso la gestione, dopo due anni consecutivi, a prescindere da fatti e comportamenti addebitabili direttamente al gestore, quindi a fatti che competono al mercato e non all'autonomia gestionale e imprenditoriale del gestore, nel caso in cui, appunto, dopo due anni consecutivi, i risultati di gestione si discostino significativamente dal conseguimento di obiettivi qualitativi e quantitativi che sono stati o verranno comportati per le parti. Noi siamo gente così, come ci vedete, nel bene e nel male. Amiamo dire le cose in faccia, non ci abbiamo padroni, non dobbiamo obbedire alla politica. Quando lo scienziato Scaroni, ricordo a tutti, condannato in nome del popolo italiano a un anno e mezzo, lui ha patteggiato un anno e mezzo per concussione nei confronti dell'Eni, ci viene a fare a noi la lezione morale, anche se è il cugino di Margherita Bond e solo ha patteggiato solo perché ha dato 2 miliardi al Partito Socialista nel 1993. Noi ce ne frega assolutamente niente, per noi potrebbe aver dato i 14, l'importante è che non ci tocca, che non tocca la nostra gente, noi con lui non abbiamo niente a che fare. Andatevi a vedere quello che dice Scaroni in quella conferenza stampa applaudito da Five Vigis contro commercio e cosa succede. Basta urare, ho i piatti aperti 24 ore, basta che i gestori sono inefficienti, inefficaci, gli impianti fanno schifo e la rete è una mondezza. Siccome non è, ve lo dico io, andate sul sito gestoricarburanti.it, ve lo vedete. Sono anni che mi pongo questo obiettivo in mente. Le nostre stazioni di servizio, parlo di stazioni di servizio dei sistemi Italia, non sono certamente agli standard europei. Non lo sono per molte ragioni. Non lo sono per prima cosa perché sono aperte molto, molte meno ore di quanto siano aperte le stazioni di servizio fuori dall'Italia. Mi riferisco naturalmente fuori dall'autostrada. Non lo sono perché vendono praticamente solo benzina e gasolio. Quando in tutta Europa la stazione di servizio è una specie di shop aperto sempre che vende beni di prima necessità per tutti ed è molto utile. E terzo, perché gli standard qualitativi delle nostre stazioni di servizio in termini di pulizia, in termini di qualità del servizio non sono ai livelli che vogliamo. Ci sono molte cose da fare che non dipendono solo dai gestori, ma noi abbiamo deciso di puntare su dei gestori imprenditori e bravi imprenditori. Li aiuteremo nel loro compito e sono convinto che riusciremo, perché gli italiani quando sono imprenditori sono imbattibili. In Italia mediamente il margine del non oil rappresenta il 15% del margine del gestore. In Europa il margine del non oil rappresenta l'85%, quindi se noi riusciamo a far vendere più prodotti non oil potremmo far scendere i margini su prodotti benzina e gasolio sostanzialmente. Un economico, uno contrattuale, quello economico diciamo che con i clienti che corrono con i margini sul carburante che sapete sono sempre più complessi, vuol dire che abbiamo concordato perché avrà dei benefici rispetto al consumatore. Cioè, questo è un accordo che tiene conto delle esigenze sempre più diciamo ambiziose del consumatore, che non basta la nostra ricerca che si fa, vuole un servizio efficiente, vuole sostituire altri agenti, vuole
qualità proprio del punto di vista, della sofferenza, questo accordo di questo aspetto, avendo raggiunto un punto di attenzione che potrebbe fondare. Vedete, in discussione non c'è recesso sì, recesso no. Apro una parentesi. Fibe, Figi, Ceni, la nuova triade dialettica, non si capisce dei tre chi fa la sintesi, chi è la tesi e chi è l'antitesi, hanno presentato come una grande vittoria il rinnovo del contratto per 6 anni più 6. Ora, l'articolo 1357 del Codice Civile dispone che clausole di recesso non possono essere introdotte in contratti vigenti. Quindi, per inserire la clausola di recesso c'era la necessità di fare un nuovo contratto. E un segnale significativo di questo aspetto è il rinnovo generalizzato, indipendentemente dalla scadenza naturale, quello in corso, dei contratti di affidamento gratuito degli impianti agli attuali gestori per 6 anni più 6 anni dopo la scadenza naturale, così come previsto dal decreto legislativo 32/98. Ecco, e non è stato l'atto di liberalità del principe che ha voluto in qualche maniera avvantaggiare i gestori. È stata una condizio sine qua non rispetto alla quale o si rinnovavano i contratti oppure quella clausola non poteva essere inserita. Abbiamo anche causato toni certamente negativi su questo accordo. Motivazioni dovete chiedere a loro. Perché prima di ogni altra cosa c'è la gente che in noi ha creduto in tutti questi anni, che ci ha affidato un pezzo del suo futuro in questi anni. Tradire questa fiducia è la cosa peggiore, più bassa che possa essere fatta. Questo è il grave danno. L'accordo non serve a un tubo, d'accordo, sono pezzi di carta su cui ci sono scritte delle castronerie inapplicabili. Le modalità di costruzione, degli obiettivi qualitativi e quantitativi, le procedure di consultazione e contestazione eventuale fra le parti, le circostanze che possono alterare significativamente il conseguimento degli obiettivi e dovute alle modificazioni oggettive del mercato e anche del micromercato, sono regolate puntigliosamente nel testo dell'accordo tra le parti, con meccanismi trasparenti ed oggettivi che ne consentono una gestione condivisibile tra azienda, gestore e associazioni di categoria attraverso un percorso positivo di verifiche quadrimestrali ed annuali. Non sanno come fare 17.200 incontri, per cui sapete che i capi area c'è scritto sempre in questa specie di accordo, ma ancora non ci hanno spiegato perché non stanno in fattura dal 1 settembre. Probabilmente l'azienda soffre e quindi non è nelle condizioni. Però manda Gioacchino Costa a pensare a Vienna, perché dice che a Vienna così può pensare bene, a Schönbrunn così pensa bene, no? Dove stanno queste cose? Questo non serve a niente, fesserie. Fra 6 mesi nessuno se ne ricorderà. Il problema è chi lo ha. E chi avrebbe, perché poi da più applicarlo ci vuole, permesso l'applicazione di uno scempio. Non deve avere il coraggio di guardare in faccia la gente. Siamo di soldi, l'abbiamo preso la sofferenza, oppure come qualcuno ha detto a Varese, l'abbiamo firmato perché questo accordo è giuridicamente inapplicabile, la fai? No? Ci abbiamo firmato perché tanto non si applica. Cioè, vi rendete conto l'incastro perverso nel quale la firma di questo accordo ha portato a...